Ciao a tutti! Oggi vediamo la seconda parte del mio video Imparare a leggere velocemente il greco moderno. Dato che già abbiamo visto nel primo video come si pronuncia ogni lettera, non ne parlerò di nuovo. Nel primo video avevamo visto queste due combinazioni di vocali e oggi ne vedremo una nuova. Vi ricordo di cosa si tratta. Quando vedete queste due lettere insieme, producono il suono E. Quando vedete queste tre combinazioni di vocali, producono il suono I. Significa che in greco moderno ci sono tre modi con le combinazioni per scrivere il suono I. Poi ci sono anche tre lettere, questa, questa e questa. Questa nuova combinazione, quindi, quando vedete queste due lettere insieme, producono il suono U. Quindi adesso normalmente dovete essere capaci di leggere tutte le frasi qui sotto. Iniziamo. Quando vedete queste due lettere insieme, producono il suono I. Questa lettera è l'equivalente della N. E queste due lettere insieme producono il suono E, quindi INE, questa lettera POLI, INEPOLI, questa lettera non si pronuncia D, si pronuncia V. IA, ZIA, questa lettera è l'equivalente della F, O, questa lettera è l'equivalente della R, quindi I Napoli via Foretico è molto diverso. Questa lettera è l'equivalente della M. Queste due lettere insieme producono il suono U, quindi è scritto mu. Queste due lettere insieme I, quindi mu ipe, oti, tu. Adesso, questa lettera è l'equivalente della S. Però quando si trova alla fine di una parola diventa così. Ok, quindi mu ipe oti tou areso, che significa mi ha detto che gli piaccio. Poi questa lettera si pronuncia th, quindi thelis, na, me. Questa lettera si pronuncia v, non si pronuncia b. O i, voi, thesis. Thelis na me vothesis, mi vuoi aiutare? Perché queste due lettere insieme producono il suono I. T, E, allora, vedete? Due N, però in greco non esiste questa vostra regola di consonanti doppie che si pronunciano con una durata maggiore. Regola che a volte mi dimentico, come sicuramente l'avete notato. Quindi si pronuncia come se fosse una, soltanto una N. Quindi ti enois, ti enois, che significa cosa intendi? Questa lettera I, questa lettera Z, non so come si dice in italiano, questa lettera omega. Si pronuncia O come questa lettera, isoi, ine, omorfi. Isoi, ine, omorfi. La vita è bella. I, v, queste due lettere U, quindi i, du, L, e queste due lettere insieme I, A, quindi i, vuliamu, che significa il mio lavoro. To, vo, matio, ine, micro. Dove matio, ine, micro. La stanza è piccola. Allora, questa lettera M, I, N, min, A, N, I, ani, S, I. E questa lettera, quando si trova davanti al suono I oppure E, si pronuncia H. Quindi c'è scritto
Min anisihis, min anisihis. Non ti preoccupare. Allora, questa lettera è il sigma, che non trovo più. Dov'è? È questa lettera, però en majuscule, in maiuscola, non so come si dice in italiano. Quindi, sto telos, hola, za, pane, calà. Sto telos, hola, za, pane, calà. Che significa, alla fine, andrà tutto bene. E l'ultima frase, questa lettera, quindi P, queste due lettere insieme, U, quindi pu, i, se. Puise, che significa, dove sei? E voilà. Spero sia stato utile e vi auguro una buona giornata.